Il nuovo ministro dei beni culturali Gennaro San Giuliano non è riuscito a visitare a Venezia la Biennale d'Arte, ma ha già avuto un primo incontro con il presidente della Biennale, Roberto Cecchini. Ho avuto modo di presentarmi al nuovo ministro della Cultura che doveva venire a visitare la Biennale, che poi ha declinato cortesemente l'invito perché era stato, come dire, preso da altri impegni istituzionali, però ci vedremo molto presto. È stata la Biennale d'Arte più vista della storia. Bilancio super positivo perché i numeri sono stati annunciati, più di 800.000 visitatori, ma io credo che il bilancio sia positivo soprattutto per questa capacità che ha avuto la Biennale, Venezia e tutto un sistema che senza mettersi d'accordo è riuscito a reagire alla crisi della pandemia con un'offerta culturale unica al mondo. Venezia ha brillato da aprile e continua ancora di un'offerta straordinaria da Kifra, Palazzo Ducale, Kapoor, il Guggenheim, la Biennale stessa. Ora si aprono i cantieri e via al Toto Nomine per la Biennale d'Arte del 2024. Lo statuto dà un mandato al curatore. Stiamo lavorando perché si possa avere di nuovo una persona che abbia la stessa sicuramente competenza e curiosità di Cecilia e possa raccontarci un altro aspetto ancora dell'immenso oceano dell'arte contemporanea. Circa quando verrà annunciato? Credo che sarà annunciato entro la fine dell'anno. In alcune zone si aprono i cantieri per la ristrutturazione, come succede nell'Arsenale, fra un po' anche il padiglione centrale, il casinò al Lido è già oggetto di molte ristrutturazioni, quindi migliorie, conservazione e nuovi spazi di fruizione per le prossime biennali.